You'll have to make do. Come on, take what you need. We're all brothers in the Metro. I could use a good watch like yours. Knowing how much air you got left is a must. Lo sfaldamento di THQ ha sparso sul mercato tutte le sue proprietà intellettuali. Si tratta di un portfolio puntellato di prodotti interessanti che rapidamente è stato preso d'assalto dalle aziende più intraprendenti. La tedesca Koch Media, tra le altre, ha saputo muoversi con maestria, investendo in alcuni titoli tra i più apprezzati del food publisher statunitense, titoli tra i quali ricopre un ruolo di primo piano Metro Last Light. Il gameplay di Metro Last Light è un ibrido tra diversi generi e soprattutto permette al giocatore di scegliere l'approccio preferito alle situazioni. Durante il nostro test abbiamo potuto sperimentare alcuni frangenti nei quali il nostro sangue freddo veniva messo a dura prova dalle atmosfere quasi horror, ma anche momenti nei quali un approccio stealth più tradizionale si rivelava vincente, o addirittura era possibile correre per i livelli come in un FPS di stampo più action. I cambi d'atmosfera sono in parte dovuti alle ambientazioni, e ci mancherebbe, ma anche le diverse tipologie di nemici giocano un ruolo fondamentale nel dettare il ritmo del gameplay. Dei fulminei quadrupedi a metà tra lupi e topi spingono il giocatore a rapidi movimenti attraverso scontri nei quali sono obbligatori riflessi attenti, mentre i nemici umani hanno scoperto il fianco ad un approccio più tattico. Le fasi stealth si sono invece rivelate particolarmente divertenti grazie alla possibilità di muoversi silenziosi da un'ombra all'altra, volendo senza neanche esplodere un colpo, anche se qualche appunto all'intelligenza artificiale dei nemici andrebbe fatto. I nostri avversari, a livello di difficoltà normale, sono parsi affetti da gravissime perdite della memoria a breve termine, visto che un semplice cambio di stanza era capace di far dimenticare la nostra presenza. Ad una nostra precisa domanda sull'IA, gli sviluppatori hanno dato una mezza risposta, lasciando intendere come anche ai livelli maggiori questa non si evolva particolarmente in questa direzione, limitandosi a diventare più coriacea e precisa nel tiro. Attenzione però, non si pensi che questo si traduca in un'ingiocabilità delle fasi stealth, anzi, tutto funziona bene, solo che ci sono dei frangenti nei quali ci si ritrova a sfruttare queste mancanze a livello di routine comportamentali, e non è mai il massimo vincere grazie a dei vuoti del software. Da ultimo segnaliamo la possibilità di adottare uno stile molto più aggressivo. Certo, esporsi nel bel mezzo di uno stanzione pieno di nemici porterà una tanto rapida quanto meritata morte, ma ci sono dei frangenti nei quali si può anche correre con una certa spavalderia ripulendo stanza per stanza senza curarsi troppo di coperture e tattiche complesse. A patto di apprezzarne la particolare ambientazione, una delle caratteristiche più convincenti di Metro Last Light si rivela essere il suo aspetto narrativo. Al contrario di quanto successo col precedente capitolo, la storia della produzione 4A Games è stata pensata fin dall'inizio per essere la sceneggiatura di un videogioco. Il fatto che Dmitry Glukhovsky abbia lavorato fin dai primissimi momenti a stretto contatto con il creative director del titolo ha fatto sì che gli elementi narrativi siano stati pensati originariamente per il software, eliminando così la necessità di riadattare parti magari meno vicine al nostro medium, nonostante il livello quantitativo e qualitativo dei dialoghi sia rimasto stabilmente sopra la media. Non solo un discorrere necessario al proseguio della storia, infatti, ma anche dialoghi di contorno che potrebbero non essere neanche mai sentiti dai giocatori con meno interesse all'ascolto delle conversazioni degli NPC. Detto questo, ci sembrerebbe decisamente scorretto anticiparvi qualcosa. Pensiamo che l'esperienza di Metro Last Light debba essere vissuta interamente in maniera pura. Ci limiteremo dunque ad indicare solo la cornice temporale che fa da ambientazione per gli eventi, una cornice individuata un anno dopo i fatti raccontati nel primo capitolo. Il motore grafico proprietario dello sviluppatore ucraino ha subito un'ottimizzazione, così da renderlo compatibile anche con macchine meno performanti. Questo nonostante il livello raggiungibile dai computer più moderni sia di altissimo profilo, anche grazie ad una stretta collaborazione con Nvidia in fase di programmazione. Pure il sistema di controllo è stato limato, e possiamo dire con piacere che la gestione di inventario d'armi è particolarmente intuitiva, almeno dopo la spesa di una minima quantità di tempo per imparare i tasti. Per chi volesse poi cimentarsi in un'esperienza più radicale, i ragazzi di 4A Games hanno predisposto una speciale modalità nella quale si viene privati di HUD e aiuti a schermo, con l'obiettivo di raggiungere il massimo dell'immersione nel mondo di gioco. Le nostre impressioni dopo aver provato Metro Last Light sono più che positive. Il titolo dello sviluppatore ucraino si è presentato forte di una storia curata e coinvolgente, e soprattutto di un gameplay raffinato, divertente e piacevolmente stimolante. A voler trovare qualche magagna, potremmo dire che l'intelligenza artificiale dei nemici non ci è parsa esattamente il meglio che l'industria possa offrire, ma si tratta di un aspetto che non è parso andare a rovinare l'esperienza di gioco. L'uscita del titolo, nella sua rinnovata confezione targata Deep Silver, è prevista per il 17 maggio. Rimanete con noi per tutte le ultime novità.